L'Assemblea territoriale idrica di Agrigento ha accolto dunque le istanze presentate dai sindaci di 8 comuni della provincia: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cianciana, Cammarata, Menfi, Santa Margherita di Bellice e Santo Stefano Quisquina, che avevano chiesto di poter gestire direttamente e non attraverso la società consortile le risorse idriche dei propri territori. È stato loro riconosciuto il diritto previsto dall'articolo 147 del Codice dell'Ambiente, che prevede l'attribuzione della gestione diretta a quei comuni in possesso di fonti qualitativamente pregiate, sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree protette, ovvero in siti individuati come beni paesaggistici. Sono 8 tra i 16 comuni che si erano sempre opposti alla cessione dei rispettivi impianti idrici alla Girgenti Acque, la società che 13 anni fa si era aggiudicata l'appalto per la gestione dell'acqua in provincia di Agrigento e che dal novembre 2018 è stata destinataria di un'interdittiva antimafia firmata dal prefetto Dario Caputo. 8 le istanze accolte, altrettante quelle respinte. Che cosa c'è adesso ad aspettarsi? Lo abbiamo chiesto al portavoce di Intercopa, Franco Zammuto. Adesso non abbiamo nulla, diciamo, da aggiungere alle determinazioni assunte dall'ATI, se non quella domani di dover verificare che tutto quello che viene oggi concesso sia legittimo. Ci sono parecchie perplessità perché è chiaro, sono stati già esclusi 8 comuni. Noi degli 8 comuni avevamo l'idea che potessero ottenerlo in 4 o 3. Adesso mi pare che il numero non ci sta nella misura in cui tutti quei requisiti che ha citato non sembra ci siano. Peraltro, diciamo, le prescrizioni sono precise. Valuteremo e verificheremo se la legittimità di quanto è stato concesso, diciamo, effettivamente esiste. Quello sarà sicuramente Intercopa, su questo non dovrà, diciamo, abdicare e non dovrà rinunciare al fatto che la legittimità degli atti deve essere sempre qualcosa che deve stare al di sopra di ogni cosa. L'articolo 147 oggi è qualcosa di quasi anacronistico, e non considerare che l'acqua è un bene che deve essere comune, che l'acqua deve essere un bene trattato per tutto e per tutti. Forse noi perdiamo un'occasione, da quello che ci sta insegnando questa esperienza del coronavirus, di fare in modo che oggi il problema dell'acqua venga valutato nella sua complessità. Il bene prezioso dell'acqua sarà sempre, diciamo, in una trasformazione, in una riduzione di quella che sarà la disponibilità. Il problema dell'acqua è qualcosa che prima o poi ci verrà addosso un po' come il coronavirus di oggi.